Ok, bello a tutti ragazzi, io sono Roma e oggi siamo su un video un po' strano. Settimana scorsa sono stato chiamato da uno sconosciuto e devo dire che mi ha minacciato abbastanza pesantemente tramite Telegram o qualcosa del genere. Però vabbè, nessun dettaglio, quindi vi lascio al video adesso. Ok, allora, prima di lasciarvi completamente al video, volevo dirvi un paio di cose. Che Roma non è stupido come sembra. E probabilmente la cosa che non si aspettava la persona in questione è che Roma ha registrato la chiamata. Non ci avrei mai pensato nella vita. Io. Qui, e l'ha fatto lui. È tipo, oh mio Dio, se è sfocato, la smetto. Colpa della connessione. Sì, lo so. Perché, cioè, voi dovete capire che non abbiamo tempo neanche di incontrarci. Cioè, Roma dovrebbe essere qui. In parte invece non c'è perché non abbiamo tempo di fare queste cose qua. Direi che possiamo partire con i primi minuti della chiamata. Sì? Sì, chi è? Sei te? Chi? Io sono io. Te sei te. Io sono io. E grazie al E non ti cazzo. importa sapere chi sono. Senti, non ho molto tempo da perdere. Altre cose da fare, altre missioni. Altre missioni? Sì, guardi, io ne ho una da finire su World of Warcraft adesso, se mi lascia permesso. Grazie. Senti, una di queste è importantissima. Voglio che tu, Mattia, non so dirti il cognome. Signor Stalker, lei è impreparato al posto, guardi, 4, va, mi risparmi la scenata, va, è meglio. Non ci mancherebbe. Tanto non importa. Senti, io so tutto di te, numero di telefono, via, città, vabbè, provincia. Vabbè, ovviamente. Vabbè. So che sei di Brescia, a partire da questo. Non sbaglio. Sì, sono in Sto provincia io, sbagliando. però non proprio di Brescia. Sai dirmi il paese? Vediamo un attimo. Il paese è molto semplice. È Pontevico. Ma chi cazzo sei? Ma che Te l'ho problemi hai? detto. Io sono io e te sei te. Ma grazie al Ti cazzo, stavo mio dicendo. fratello, mia sorella e mia zia. Scusi? Cosa vorrebbe dire tutto ciò? Non è che... Passiamo alle cose importanti. Devi fare una missione. Lo so che dirai no, ma la devi fare. Se no succederanno cose strane, visto che so dove abiti e non sto a dirti la via. Comunque, anch'io sono di Brescia. Me sarà mia sicura che però domani va le mail. Sentiamo. Però non a Pontevico. Cioè, ci mancherebbe, Non sennò sono di comincerei a Pontevico, preoccuparmi, guarda. ma vicino a Pontevico. Ah beh, allora siamo molto dettagliati oggi, vero? No, perché Pontevico è cioè, allora vi esplico come funziona la cosa. Allora, questo è Pontevico, ok, ragazzi? Ok, beh, bello Pontevico, non paese del tubo. Questi sono i pressi di Pontevico. Ok? Sì, sono tanti. Belli pressi di Pontevico. Senti, la missione che mi devi fare è molto semplice. Cioè? È semplicissima. Praticamente devi farmi un piccolo piacere. Hai visto il tuo amico? Lo so che lo sai qual è il tuo amico. Ah, beh, vedo che siamo su Indovina chi allora. Ne ho tanti di amici io, non ce ne ho solo uno. Lo so. Allora ti dico il nome. Simone. Quale dei tanti? Perché ho 5 o 6 Simone che conosco io, amico bello. Simone Alchissi. Lo youtuber. E cosa cazzo vuoi da lui, scusa? Chiama lui E tu, io, piuttosto. tu, tu, quel, lo so che te monti
Rosso, che si chiama così il nickname, ma lui non mi importa, è meno importante lui. Quello che mi importa di più sei te. Grazie mille. Vedo di essere molto ricercato sul web, dai. Non è un complimento. Ah no? Non è un complimento. E non è una... E non ti ho ricercato sul web. Molto semplice. Ho visto le foto che ha taggato il tuo amico Simone. Sì ragazzi, perché sì, dal caso che io ho un profilo Facebook, no? E cosa ci vuole andare a pigliare una foto, no? Una bellissima foto, che ne so, tipo, vediamo... Quale foto possiamo andare a prendere? Questa qua di profilo! Dai, andiamo a prendere quella di profilo, così a caso, proprio... E andare a cercare tra i miei tag... Lui, ok? Ci vuole tanto? Non penso, proprio. Ma continuiamo. Di che? Posso dirti quali sono le foto taggate. Comunque ti stavo dicendo, la cosa più importante è quello che mi devi fare sul suo canale web. Andiamo al punto, cioè, allora, vediamo un attimo che cazzo vuoi. Devi cancellare l'account. È una cosa che potresti fare? Ne sarei capace, ma non lo faccio. Oh! Vuoi un gelatino piuttosto? Gelatini ce ne ho tanti a casa. Forse. Aspetta che guardo nel freezer. No, mi spiace, solo ghiaccioli. Vabbè, comunque non è importante questo. Non cambiare discorso. Ti stavo dicendo, cancella il suo account, oppure succederanno cose strane a Pondevico, capito? Sì. Cominciando da te. Va bene. Se vuoi ti pago, l'importante è che lo fai. Ma anche se mi pagassi miliardi di euro non lo farei proprio. Sono commosso. Grazie, Roma. No, te lo devi fare, mi dispiace. Allora... ti dovrò rapire. Ma che cazzo sei? Ma che problemi hai? Ho fatto una vita, cazzo. Adesso è questa la mia vita, mi dispiace. Scusa dirtelo, ma cioè, che vita di merda, non ti offendere, ma che vita di merda. Adesso devo andare, ma ricordati di fare questa cosa. Cominciando la scuola. Se non entro quel giorno, succederanno cose strane. Cominciando da? Dal giorno che comincia la scuola. Proprio il giorno di scuola? Cioè, che sfiga, dai, no, già è un giorno brutto. Giù ti ci metti pure tu? Non bastava, ti ci metti pure tu. Tra due settimane? Okay. Sì, va bene. Ho due settimane di tempo per farlo, va bene. Se lo fai, io ti spio e controlla bene la tua casa, ok? Va bene. Controlla soprattutto i vestiti. I vestiti. Potrebbe esserci qualche microspia. O forse no. Cioè, state scherzando, in pratica è in dubbio pure lui. Cioè, stiamo rasentando l'impossibile. Comunque so che non ti importa, giusto? Sì, perché tanto non lo farò, è scontato. Lo sapevo, perché visto che non mi hai chiesto neanche perché lo devi fare. Non ci sarebbe motivo di chiederti il perché. Adesso lo dico io il perché lo devi fare. Sentiamo. Perché il suo canale mi dà i suoi nervi. Capito? Ma lo banneranno quelle di YouTube? Segnalalo su YouTube. Traditore, Roma! Sei un traditore! Io non faccio niente. No. Perché fa... Non mi piace soprattutto la serie di Mega Man. Solo perché la monto io, capito? Ah, ecco. E perché monta Roma, giusto?
Signor incarnazione dell'egocentrismo. No, non mi piace. Voglio che la cancella. Quindi voglio che cancella il canale. Ormai è sporco di Megaman. Scusi, che cos'ha il canale? È sporco di Megaman, va bene. Capito. Ora devo andare. Vai a drogarti, va. Vai a finire, dai. No, fai questa cosa. Succederanno cose strane. Ultima cosa. Avvisa Simo, tanto so. E fra un po' vi vedrete. O stasera. È morta la linea. Ragazzi, che dire? Allora, purtroppo Romano aveva un impegno, quindi ha dovuto abbandonare la chiamata. Quello che ci tenevo a dire io è questo. Non so cosa posso aver fatto a questa persona, ok? E perché ce l'abbia con il canale in particolare. Ho il sospetto di chi sia questa persona e rimarrei molto deluso se realmente questa persona avesse fatto una cosa di quel tipo, di questo tipo. Io, come avete potuto capire, non ho censurato le voci all'interno del video, non le ho modificate, perché come potete capire, come avete potuto sentire, la voce di Roma è sempre la stessa, non è modificata. Ero in dubbio se farlo o no, se modificare le voci, ma ho detto, perché farlo? Questa persona è stata stupida a tal punto da fare una cosa di questo tipo, e Romano è stato molto sveglio a registrare la chiamata. Quindi veramente non riesco a capire il perché di una cosa di questo tipo. Se talmente gli sto qui a questa persona, perché continuerà a seguirmi, a scrivermi commenti, se è la persona che penso io, o una di queste persone ha condiviso informazioni con qualche suo amico, e questo suo amico, tanto per, ha voluto farmi uno scherzo, di cattivo gusto oserei dire, oppure questa persona direttamente ha deciso di farmi direttamente uno scherzo di questo tipo e ci rimarrei ancora più male. Ragazzi, spero che questo breve video vi abbia fatto ridere, sorridere, quello che può essere, perché non c'è veramente nient'altro da fare se non una di queste cose. Noi ci vediamo in un prossimo video, la serie di Megaman continuerà, quindi bella ragazzi, e sì, ho chiuso la Stepney.